adesso siamo pronti anche noi naturalmente a fare gli auguri di buon compleanno a Renato Zero. Posso toccare, ragazzi, di una bellezza e di una bellezza impressionante. Come va? Ho canzoni ma non ho parole. È amore. No, ma aspettate un attimo. Sono estremamente imbarazzato, emozionato e dire poco, perché questa volta al richiamo di Raffaella da dietro la ghigliottina, così chiamata, questa apertura verso di voi è stata un'apertura simultanea, ma come avviene quando si ha tutto questo pathos dentro? Ti vengono tutti questi flash piccoli dal furgone Orazio, dalle sarte che ti hanno accompagnato, dalle ballerine, dai tuoi compagni musicisti, da tutte le persone che segretamente hanno fatto sì che Renato avesse questa grande collaborazione, questa sinergia per vincere la paura e il disagio di essere un, fra virgolette, trasgressivo. Questa trasgressione era questo bisogno di stare con voi, di cercarvi, di farvi sentire che tutto quello che era nelle mie corde e sul mio strumento e sulla penna con la quale componevo questi versi era solo un modo di corteggiarvi, di essere dentro di voi, di cercare con la vostra complicità di prendervi cura di questo bambino che a 50 anni è ancora ostinato a non voler crescere. Grazie di esserci. Sono molto contenta che tu abbia voluto festeggiarlo insieme a me, insieme a noi naturalmente, però Renato ti devo dire una cosa, guarda che per avere 50 anni, io ne so qualcosa, No. Sì, tu ne sai ridete? Qualcosa, però... Cosa ridete? Bisogna avere una patente, cioè per meritarsi questi 50 anni bisogna avere una patente. Però devo dire che tu hai un pubblico molto vivo e molto acceso, molto... protagonista davanti a te tutte le volte che fissi questo appuntamento con le telecamere adesso. Ma quando sei invece nella tua casa hai un pubblico straordinario anche lì, quindi Raffaella Carrà la vedete, è una grande professionista, ma non immaginate neanche di quale amica si parla, di quale persona carina si sta parlando. Siamo vicini di casa. È una padrona di casa straordinaria, sempre, impeccabile. Grazie. Ma io volevo arrivare a un altro punto, ti ringrazio molto. Adesso ti sottopongo, come per la patente, un test. Siediti su questo sgabello, leggi per bene le domande e poi vediamo se ti promuovono i nostri spettatori e ti meriti questi 50 anni, se ti diamo la patente dei 50 anni. Vediamo un po'. Allora, insomma, tu adesso... Gli esami non finiscono mai, diceva Edoardo. Questo comincia, questi sono i tuoi primi 50 anni, quindi insomma leggi le domande, adesso ti do un secondo, poi ti do un secondo per leggerle, così ti concentri, e invece gli diamo 30 secondi per rispondere. Vabbè, se arriva anche un minuto non è grave. Posso prendere appunti? Prenda appunti, sì. Faccia subito come quello che deve fare.
aspettiamo un po', perché sa, questi ragazzi prima di ricevere la patente bisogna dare una patente giusta, che poi non creino delle complicazioni guidando i 50 anni, giusto? Insomma, non ci mettiamo 50 anni però, vero? No, no, no. Ecco. Io scrivo male e lento. Mm-hmm. Come il mio medico curante. Ok. A che numero sei arrivato? Mi pare 8. 8, perfetto. Sono 10 domande e quindi ci siamo. Quando lei è pronto, caro allievo, io le faccio la prima domanda. Finito. Ok, partiamo allora. Signor Renato Fiacchini o Renato Zero, che dir si voglia, che cos'è la vita a 50 anni? È ancora una splendida scommessa. Bene. Ha paura della vecchiaia? Sì, di quella degli altri. È vero. È vero, ragazzi. Ragazzi, provate a immaginare quando vostra madre comincia un pochino a dare questi segni belli dell'invecchiamento, le persone care. Insomma, noi siamo sempre quelli che riteniamo di non invecchiare mai. È vero. Ma quando vediamo negli altri questo segno ci preoccupa, ci fa stare un po' male. È vero. Soprattutto per i nemici vale questo. Ma tu non hai questo problema per no. Adesso. Che valore trasmetteresti a tuo figlio? La passione, la pazienza, la costanza e il coraggio. Ah, questo ce l'ha chiarissimo. E che cos'è la trasgressione? Un lusso che solo pochi possono permettersi. Tutti. Io ci rientro. E cosa ti auguri? In questo giorno del tuo compleanno, cosa ti auguri? Che tutto quello che ho fatto sia servito. Ah, va bene. Scegli un giorno che ti colpisce di più dei 50 anni che hai trascorso. Il giorno dopo. Quindi dobbiamo telefonarti domani. Un'altra domanda. Che cosa hai oggi che non avevi prima? Che cosa oggi che non avevo prima? Una faccia definitiva. Sì, certo, oramai è fatta. E qual è il regalo di compleanno che ti piacerebbe avere che non hai avuto? Siamo sul serio, che un Babbo Natale si ricordi di Fonopoli. Ah. Almeno uno. Almeno uno, va bene. E chi è il tuo più caro amico? Il mio più grande e insostituibile amico è mio padre Domenico. Ah, beh, questa è una bella risposta, sarà felicissimo. Caro Renato Zero, come ti immagini fra 20 anni? Come mi immagino fra 20 anni? Con 2 corde vocali di platino. Bellissimo, e infatti le tue sono già e sempre rimarranno di platino. Allora, gli vogliamo dare questa patente dei 50 anni? È promosso Renato Zero? Sì! E allora, grazie. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è finita, i migliori anni della nostra vita. Modo di festeggiarlo, no? Bene. Davvero ringrazio. Aspetta. Ringrazio veramente di cuore, soprattutto questa. Sta tremando. Vai. Ringrazio di cuore questa Roma, questa mia città che ogni tanto è un pochino presa dagli affari, dalle questioni
diciamo, di mantenersi e il suo make-up, di essere sempre disponibile per tutti, anche per gli stranieri. Io non l'ho dimenticata, non ho dimenticato di essere nato a Via Ripetta 54, proprio nella bella Roma dove ancora giravano le carrozzelle, dove si respirava proprio questa grande tradizione. Poi ho toccato anche la Borgata, ho avuto modo e fortuna di conoscere anche quest'altra Roma che è molto generosa e molto viva. E spero di rappresentarvi ancora con la stessa puntualità, lo stesso amore, e spero di portare sempre questa mia romanità in giro per far conoscere come siamo fatti noi. Bene, siamo gente di però, cuore. Voglio dirti che a questo coro sicuramente non solo Roma avrà risposto, ma tutti, sì, certo, tutti tutta l'Italia in questo momento è nel cuore. Che ti stanno seguendo. Senti, tutta l'Italia è nel cuore. Va bene, ascoltami un attimo. Mi sono dimenticata un ultimo messaggio nella segreteria telefonica, devi scusarmi un attimo. Lo possiamo sentire? Sentiamo. Sentiamo. Ciao, io sono Lisa. Ti voglio tanto bene. Volevo fare tanti auguri. Elisa, i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Fatti vedere, fatti vedere da questi amici che domani sarai una stella anche tu per mantenere la tradizione, sennò qui la ditta mica può chiudere i battenti, eh? Scusa, e lui è Luca, un altro, il fratellino. Bellissimo Luca. Questi sono proprio dei bei successi di una hit parade straordinaria. Amore, fatti sono vedere. Figli di Pieruccio, suo fratello. Fatti vedere. E gli voglio fare tanti auguri. Fatti vedere. Vabbè, è un po' emozionata. È un po' timida, non è come lo zio, non c'è il travestino. Come... Forse Luca seguirà le tue orme. Vorrei che tu spegnessi questa grande... Dai una mano a zio a spingere la candelina. Aspetta, falla Lisetta, rilassare un attimo. Vieni. No, la devi spegnere tu. Insieme a lei? No, tu. No, io. Sì. Arena. Perché... 50 anni, la forza, le cose, le corde vocali di platino, dove, com'è? E il fiato? Vabbè, me ne vado. Ha un fiato pazzesco, non si è più riaccesa. Auguri Renato. Grazie. Allora, Lisa è molto emozionata, però ha voluto fare questo messaggio. Piccina, ciao Lisa. Piccina. Come stai? Bene? Amore. Ok. Saluta Raffaella, digli ciao, buonasera. Lei, sai cosa, si è molto emozionata, ha voluto fare questo messaggio al telefono ed era tutta tranquilla. Adesso vederti qua in mezzo a tante persone si è molto emozionata. Che ma forte. Noi lasciamo Luca, suo fratello, che come un vero gentiluomo l'accompagnerà a nanna. Va bene? Ciao Luca. Ciao, ecco qua. Lisetta. Assomiglia a Renato in un modo pazzesco, certo non è come te, è un po' più timida, ma piano, solo 4 anni. Comunque mi pare che un tocco della tua famiglia ti dimostra che è una famiglia unitissima e bellissima. Sono veramente fortunato anche esatto. In questo, sì. Adesso vogliamo portare fortuna a qualcuno che è a casa? Fortuna, ne ho tanta voglia. Vai, vieni qua. Allora, ecco qua, Renato lancerà la sfera e porterà fortuna, perché è la prima sfera che arriverà a portare i milioni della lotteria in una famiglia italiana. Ecco qua, lancia la sfera e per la prima volta si innesta il computer. Ecco qua, si comincia a girare velocissimo alla ricerca del primo milionario di Carramba. Gira, 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 vediamo su quale numero si ferma. Se fosse 50 sarebbe... Beh, ragazzi, sarebbe vinto. Sembrerebbe anche vinto. Non si sa, mamma mia. Ok, no, si è fermata sul numero 38. Per adesso io ti saluto, ma ti aspetto dopo perché ci devi regalare una bellissima canzone. Sicuramente. Bacio. Grazie a tutti. Grazie. Auguri a Renato.